Allora, sei motivi per cui non sei sicuro di te, o sei azioni che ti stanno portando a distruggere la tua autostima, a distruggere il modo in cui tu ti vedi. Allora, non sono in ordine di importanza, non sono in ordine di che, ci sono sei azioni che io personalmente alcune di queste le ho vissute in primis, per questo non ero assolutamente sicuro di me, e sono cose su cui potete lavorare, ok? Però tanto dovete diventare consapevoli di quali sono queste sei pratiche, abitudini, chiamatele un po' come volete, questi sei tratti del vostro carattere attuale, della persona che siete in questo momento. Se volete diventare una nuova persona dovete eliminare queste cose, una dopo l'altra. E vi assicuro che mano a mano che ne superate una, superate anche l'altra, molto più semplice, molto facilmente, ok? La prima è questa, il fatto che vi fate mettere sotto dalle altre persone. Cosa significa questo? Che avete magari dei desideri, significa che avete dei... volete fare un qualcosa, però automaticamente appena un vostro amico, appena la vostra ragazza o appena chiunque altro ha un'altra idea, subito dite ok, prendi i tuoi desideri, facciamo quello che vuoi te. No, dovete capire che siete dei uomini, avete dei desideri, avete delle cose che volete fare ed è importante che iniziate a veramente dire voglio questa cosa, facciamo questa cosa qua. Poi se altre persone non vogliono farla, va bene, è un conto, ma se voi volete fare un qualcosa, non vi fate mettere sotto dagli altri. Non vi fate, e soprattutto farvi mettere sotto, non significa solo per quanto riguarda le cose che volete, ma anche proprio farvi criticare, farvi mancare di rispetto dalle altre persone. Io vedo troppa gente che è lì che si fa prendere per il culo, ok? E ci sta avere un po' di autoironia. Io stesso sono il primo che mi prendo per il culo, prendo per il culo gli altri. Però non è corretto invece farsi mancare di rispetto. E io vedo tanta gente, mi ricordo ad esempio un ragazzo venuto in questo momento in testa che, con cui lavoravo, e lui era lo zimbello del posto in cui lavoravamo, perché si faceva mettere sotto da tutti, si faceva sfruttare dagli altri, dicevano fai questo, lui lo faceva, si faceva perculare. Quindi una delle prime cose che dovete iniziare a fare, e so che può essere difficile, è quello di iniziare a dire senti, ora stai esagerando, ok? Parlare con questa persona, portarla da qualche parte, dire senti, ora stai esagerando, stai superando il limite, o comunque anche imparare a dire di no. È fondamentale, tanti uomini hanno questo problema, che gli viene chiesto qualcosa e non riescono mai a dire no, no, no. Dovete allenarvi, dovete iniziare ad affrontare questo, potremmo chiamarlo anche rifiuto quasi, proprio voi essere i primi a dire no, questa cosa non la faccio, no, in questo momento non è una priorità, no, non ce ne ho voglia, ok? Perché se no sarete sempre schiavi di quello che vogliono gli altri, e questo viene probabilmente da l'infanzia, non lo so, da come magari siete stati cresciuti, non è tanto importante come è nata questa cosa, fatto sta che dovete metterla a posto, quello che in inglese viene definito come people pleaser, gente che vuole sempre mettere gli altri al primo posto, accontentarli, pensando subconsciamente che questo gli darà felicità, li renderà sereni, li renderà migliori, in realtà vi farà sentire sempre peggio, quindi imparate a dire di no alla gente, imparate a farvi rispettare, perché quando inizierete a farvi rispettare la gente vi rispetterà sempre di più, quando imparerete a dire senti mi hai rotto il cazzo, senti stai esagerando, prendere una persona da parte e dire senti a me va bene che ci faccia le battute ma non in questo contesto che mi prendi per il culo, ok? Imparate ad avere questo atteggiamento, so che non è semplice ma dovete farlo. Seconda cosa che sta distruggendo la vostra sicurezza in voi è il fatto che non siate in grado di mantenere la parola nei vostri confronti, non con gli altri. Cosa intendo dire? Io dico, perfetto Lallo, questa settimana devi fare 5 video, arrivo a fine settimana e ne ho fatti solo 3. Ne ho fatti 3 perché magari? Perché non perché ho avuto effettivamente un problema, perché ho procrastinato. Quello ti porta a non avere sempre meno fiducia in te stesso, avere sempre meno sicurezza nei tuoi confronti, perché dici la mia parola non vale niente, ok? Non mantenere la parola con te stesso è un problema. Se ti dici queste sono le cose che devo fare ogni giorno, ora se c'è un problema esterno che non potevi, che ne so, ti sei rotto qualcosa, c'è stato un problema in famiglia, questo è un altro discorso. Ma io vedo la maggior parte dei uomini, ma io stesso in primis, che dico ok devo fare queste cose e poi non le faccio. Capite che pensate di avere, che ne so, un vostro amico e gli dici guarda, per migliorare la tua situazione devi fare A, B e C e questa persona fa solo A. Voi avreste sempre meno fiducia in voi, in questa persona, non gli dareste dei compiti importanti, direste, cioè guarda io non mi fido di te, non posso darti dei compiti importanti, non sei meritevole di raggiungere grandi obiettivi. Stessa cosa si applica su voi stessi, se voi dite voglio raggiungere questo obiettivo, voglio fare tot cose, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, voglio allenarmi 6 volte a settimana e poi vi allenate 3 volte, questo non costruisce fiducia in voi, non costruisce autostima, questo va a minare questa sicurezza in voi, ok? Va a danneggiarvi. Di conseguenza, iniziate anche da una piccola parola che vi prendete con voi, dall'impegno piccolo che vi prendete con voi stessi, ma iniziate a crescere, a costruire su questo. Iniziate a costruire la base con qualcosa di piccolo e vedete che arriverà sempre qualcosa di più grosso. Io ad oggi mi ritengo di avere un'ottima, come dire,
di mantenere l'impegno con me stesso, di avere un'ottima disciplina, e questo mano a mano mi dà sempre più sicurezza in me, perché se io dico devo fare tot cose, so che settimana prossima queste cose saranno fatte, ok? Per tanta gente invece è difficile e non si rendono conto che questo distrugge la loro sicurezza in sé. Terzo motivo è che non sei onesto con te stesso e con gli altri. Cosa intendo dire? Molto probabilmente anche qua, se stai guardando questo video, sei appassionato di crescita personale, hai degli obiettivi. Purtroppo nella società odierna chi ha degli obiettivi così importanti è magari ambizioso, ma non è ben visto dalla maggior parte delle persone, ok? Perché sei un montato, sei uno che... sì, lui è bravo, però c'ha un po' delle idee fuori di testa, fa tutte queste robe qua e cerca di guardare questi video qui, ma non so, è un po' scemo. E questo ovviamente ci porta della pressione addosso, lo capisco. Io stesso ne parlavo l'altro giorno con un cliente, sono andato dai miei familiari, gli ho detto alcuni dei miei obiettivi e subito la reazione non è stata quella di dire oh grande, complimenti, bella idea, no, subito dire lo so ma pretendi un po' troppo, ho detto un'altra cosa, ho detto guarda questo potrebbe essere un sintomo di narcisismo. Cioè, non è un supporto, non è un ambiente che ti supporta questo, e purtroppo la società in cui ci troviamo è un po' così, ok? E quindi cosa facciamo? Qual è la soluzione a questo problema? È dire, ok, le mie cose le tengo per me. Quando si parla di certi obiettivi non li condivido, e questo non si tratta... proprio porta a non essere onesti con se stessi, dire magari anzi, diminuiamo proprio i nostri obiettivi perché non vogliamo sembrare dei montati. Purtroppo questo sì, magari... sei più a tuo agio in mezzo agli altri perché non ti dicono niente, ti vedono come il bravo cagnolino che sta lì. Il problema è che non sei onesto con te stesso, non sei onesto con loro innanzitutto, ma non sei onesto con te stesso, con quello che vuoi veramente, ok? Se hai degli obiettivi importanti, io non ti dico che devi andare in giro a parlarne, perché ritengo che per me, ad esempio, è qualcosa che io non faccio. Perché? Perché mi dà quel senso di se ne parlo l'ho già raggiunto, ok? Di conseguenza mi impegno meno. Se dico voglio raggiungere i 100.000 iscritti, automaticamente mi dà l'impressione di averlo già raggiunto e mi dà quella gratificazione immediata, che non voglio provare in quel momento. Però, allo stesso tempo, se una persona mi chiede se sono ambizioso, se ho degli obiettivi, che piano nel futuro, io ne parlo tranquillamente, ok? Perché voglio essere onesto con me stesso. Se io, per quanto queste visioni alla maggior parte delle persone possano sembrare allucinanti, se io ho degli obiettivi che io voglio raggiungere. Ok? Quindi iniziate a essere onesti con voi stessi, iniziate a essere onesti con quello che veramente volete, iniziate a essere onesti con voi stessi e vedrete che sarete anche onesti con gli altri, vedrete che sarete più sicuri di voi, imparerete a essere veramente a vostro agio in mezzo alle persone e parlare di certe cose. Il quarto motivo per cui non avete sicurezza in voi stessi è il fatto che vi denigrate costantemente. Questo è uno dei motivi che più io ho vissuto, una di quelle situazioni che più ho vissuto, proprio il fatto che mi denigrassi costantemente. Uscivo di casa, automaticamente mi paragonavo agli altri, ma in maniera negativa, dicevo, quello lì c'ha questo, io non ho questo. Questo è un qualcosa che non fa bene, ok? Lo capite da subito, il problema è che la maggior parte delle persone lo fanno. E per questo aspetto è importante che iniziate ad avere il controllo dei vostri pensieri, ma soprattutto del vostro dialogo interno, ok? Io personalmente ho fatto un esercizio che mi ha molto aiutato in passato, proprio sul farmi domande tipo cosa sono 50 cose che ti piacciono di te stesso, che ami di te stesso, del tuo corpo, del tuo carattere. Potete creare quella domanda che volete, però dovete iniziare a spostare il vostro focus, ok? Perché se vi focalizzate costantemente su ciò che vi manca, vi vedrete come inferiori rispetto alle altre persone. Quindi non significa che dovete sentirvi superiori, significa che dovete sentirvi abbastanza, dovete sentirvi soddisfatti di voi stessi. Se invece siete sempre lì a paragonarvi, a giudicare, se giudicate avrete paura di essere giudicati, se vi paragonate, sì, con qualcuno vi sentirete superiore, ma rispetto a tanta gente vi sentirete magari inferiore, ok? Quindi smettete di paragonarvi, smettete di denigrarvi costantemente. Accettatevi per quello che siete mentre cercate di migliorarvi. So che può essere un discorso difficile questo, però è veramente uno dei problemi maggiori che vedo la maggior parte delle persone, perché io in primis vedevo che magari avevo risultati economici, avevo risultati a livello di fisico, avevo risultati con le ragazze, però costantemente ero lì che mi denigravo e di conseguenza non avevo sicurezza nei miei confronti. Ok, quindi dialogo interno importantissimo, ne parliamo sempre, stateci attenti. Quinto punto, questo è anche qualcosa che io ho vissuto in primis, è il cercare costantemente validazione dagli altri. Quindi proprio quella gratificazione che gli altri ti facciano complimenti. Io vedo un sacco di gente, anche in palestra, che ha bisogno costante di sentirsi dire quanto sono grossi, quanto sono belli. Io una delle cose migliori che ho visto proprio in palestra, che io quando vado in palestra, se voi mi poteste vedere, sono costantemente lì che mi specchio. Ma mi specchio perché mi piaccio a me, non ho bisogno che qualcuno me lo dica, ok? Può arrivare uno e dirmi, guarda che hai un fisico veramente di merda, che a me non me ne frega un cazzo, perché a me piace il mio fisico, sono soddisfatto, ok? E
Sì, può essere una roba che dici, cazzo, guarda quello lì che è egocentrico, lì si guarda, è vero, sicuramente, ma non me ne frega neanche un cazzo. Sono lì in palestra, mi piace guardarmi allo specchio, però vedo anche gente che è lì, che ha bisogno, ti dice, guarda qua, cioè, ha bisogno di validazione, ha bisogno di te che gli dici, guarda che sei veramente ingrossato, guarda che sei migliorato, perché sì, lo pensano su di loro, ma hanno bisogno di qualcuno che lo dica. E stessa cosa vedo anche su Instagram, gente che è costantemente lì, Instagram è una macchina per la validazione, cioè, soprattutto per le ragazze, ma anche per tanti uomini, ricevere, io ero uno di quelli che mettevo la foto su Instagram e stavo lì a controllare quanti mi piace avessi in ogni singolo momento. Ed era quasi come se il mio valore, come se io mi sentissi, cioè se ricevo tanti mi piace mi sentivo bene, se no male, a volte arrivavo quasi a togliere la foto, dicevo... Ed è un qualcosa che ancora oggi ho difficoltà per sta roba qua, ma capite che è un ragionamento malato, ok? Perché tu dovresti sentirti abbastanza a prescindere, non se prendi tot mi piace, questo è anche un problema di social e cazzate varie, questa validazione esterna costante. Però dovete veramente arrivare al punto, so che questo può essere uno dei più difficili, però arrivare al punto in cui a prescindere voi vi sentite bene con voi stessi, non avete bisogno di qualcuno che vi dica grande, stai facendo un buon lavoro, perché se tu sei contento, quando qualcuno ti dice grande, sono contento, ci sta che sei contento, ok? Però non puoi essere contento solo quando una persona ti fa questi complimenti, perché ci sarà anche quello che ti dice guarda che fai schifo e allora tu ti sentirai di merda. Ok, quindi cercate di staccare veramente questo concetto del cercare validazione dagli altri. E infine, l'ultimo punto, il fatto che non abbiate sicurezza in voi, non abbiate autostima nei vostri confronti, è anche perché non uscite mai dalla vostra zona di comfort. Non cercate nuove sfide, non fate mai nulla di nuovo. Ok? Io vedo proprio gente che vive in una bolla e se per caso questa bolla esplodesse per qualche casino, cadrebbe a terra. Ok? Non è abituato a parlare con la gente. Ho visto proprio oggi una ragazza che... La vedevi proprio che fa fatica, sta ragazza qua la conosco personalmente, fa fatica a stare in mezzo alla gente, è impappinata. Ma il problema cos'è? Che a quel punto, se tu hai difficoltà a stare in mezzo alla gente, sai cosa dovresti fare? Dovresti starci ancora di più, dovresti andare a parlare alle persone, perché esci dalla tua zona di comfort migliore. Invece questa persona qua sta da sola, tutto il giorno, non fa niente, non esce dalla sua zona di comfort. E purtroppo vedo tanta gente che è così. Tanta gente che sta nella sua bolla, non esce mai, e basta, quella è la loro vita. Ed è la cosa sbagliata. Dovete uscire dalla vostra zona di comfort, dovete espandervi. Se avete delle insicurezze, delle paure, dovete fare in qualsiasi modo per superarle. Ok? Io ho fatto nell'ultima settimana, ho cercato di fare una sfida con me stesso dell'uscita dalla mia zona di comfort, soprattutto per quanto riguarda parlare con la gente, parlare con nuove ragazze costantemente. E sì, la prima volta è stato un casino, va bene, comunque ho ottenuto risultati. Mano a mano la cosa è migliorata sempre di più, ho avuto sempre meno difficoltà. Arrivi al punto che sviluppi carisma, diventi affascinante perché sviluppi quella sicurezza in te. Ok, non ci è voluto niente, non ci è voluto assolutamente niente, non ci sono voluti degli anni, ok? Quindi se vi rendete conto che la vostra vita è una vita nella zona di comfort, come è per tante, la maggior parte delle persone, cercate dei modi, dire quali sono dei modi che posso uscire con cui posso uscire dalla mia zona di comfort, dei modi per affrontare le mie paure, ok? Qual è un qualcosa che posso fare che realmente mi spingerebbe al di fuori? Qual è una sfida? Qual è un qualcosa di nuovo? E iniziate a farle queste cose perché vi daranno sicurezza, lo dico a tutti i miei clienti. Dato che io lavoro molto con affermazioni, visualizzazioni, che sono strumenti utili per cambiare la nostra identità per quanto riguarda l'ambito delle ragazze, il rapporto abbiamo con noi stessi. Stessa cosa, un altro processo è il superare le paure, è un qualcosa che vi dà una sicurezza incredibile, soprattutto se è supportato da affermazioni che confermano quello che volete diventare, la paura che volete superare, ok? Quindi queste sono le 6 abitudini che dovete smettere di avere, smettere appunto di seguire questo tipo di mentalità del mettervi sotto, del farvi mancare di rispetto, del nascondere i vostri desideri, di essere un'altra persona e cercare validazione, perché vi stanno distruggendo la vostra autostima, come voi vi vedete, come voi vi percepite. Quindi se volete lavorare con me è tutto in descrizione, passate una grandiosa giornata, statemi bene, ciao campioni, a presto.